Insomma, Spinny! Oggi Disney. Facciamo una challenge, io e Lara. E io! E che tu? Ciao! Di che cosa c'è, Stella? Anch'io voglio partecipare! Motivo? Anch'io sono uno zoom zoom! Hai ragione, sei un'unicornina salsiccina e quindi devi partecipare anche tu. Sì, sì, perché sei una piccola ma se zoom, io, zoom. Ma se io ti mando indietro, sei a retrocarica? Quindi no, non parte, no, se, non se ti carico. Io non sono a retrocarica. No? Sono a cibo carica. Ah, ecco. Se tu mi dai da mangiare, io corro. Questa. Mangia. Ma che fai? Mi illudi? Grazie. Un'altra? No, basta. No. Allora apriamo? Sì, allora apriamo. Vai, vai la carica, fai la carica. Una caramella è poco. Per avere la carica giù dovrei mangiare tipo, non so, un paio di bignè con la panna. Ah, nient'altro. Facciamo tre? Se non è una scusa per mangiare? Esatto, è assolutamente una scusa per mangiare. Apriamo? Sì, apriamo. Sì. Allora, ecco, questa è una scatolona di Spinny Disney che troverete in edicola. Ecco, montata la scatola e vediamo che c'è dentro. Dentro ci sta il poster. Finalmente in edicola. Guardate, tutto zoom, 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 arrivano zoom, le zoom. Velocissime Spinny, le trottoline. Prendili tutti, visto il TV, le trottole più pazze del mondo. E qui tutti quanti. Alice! E ovviamente loro fanno un incidente e lo fa con rabbia. Infatti è arrabbiato, sì, perché ha fatto l'incidente. Guarda. C'è Alice! Guarda, si è sduplicato anche vera. Qui! Allora, okay, dai, togliamo il poster che lo vedete solo in edicola. Qui c'è il nostro magazine. E qui c'è il nostro magazine. Toy One Happy. Allora, ce lo guardiamo in fretta. C'è una qualche storiellina sull'amicizia. Sui animaletti. E i giochi. E adesso andiamo. Si apre! Sì, sì. Allora, vediamo un po', facciamo così. Qual è il tuo preferito? Simba. Allora, Lara vuole trovare Simba. Così. Sì, ma lo sapete perché? Perché deve fare la Simba. È colpa di lui questa cosa, però, perché devi fare come fa, lo sapevo io. Allora, invece, il mio preferito, io voglio trovare Gioia. E c'è Alice davvero? Io voglio Alice, ci sarà? Qui non no, la vedo. Non c'è. E perché qui c'è? C'era, l'ho vista. È per fare la copertina magari, no, per fare. Vabbè. Allora mi accontento di Gioia brilla al buio. Wow. Sì, voglio trovare Gioia. Vai, prendine uno. Allora, apriamo. Che ho trovato? Oh, tristezza! Rabbia! Tristezza! No, tristezza è l'adoro, la follia. Questi sono forse gli Spinny più carini di sempre. E qui dentro c'è la loro carta d'identità. Sì, vediamo un po'. Allora, tristezza, anche qui. E ricordati che c'è anche c'è il conetto. Vi ricordate le edizioni precedenti? Poi c'è un anellino. Guardate un po', che è quello che serve per far trottolare lo Spinny. Aspetta, mamma. Una cosa, ma prima gli anellini erano lisci. Evidentemente, questi. Evidentemente i bambini erano frustrati dal fatto che era troppo difficile. Hanno fatto questo. Erano arrabbiati come rabbia. Esatto, che in effetti sull'anello prima era un po' più complicato. Invece adesso magari. Sì, tipo io passavo le giornate. Wow. Tristezza. Corri a piangere. Adesso corri. Oddio, state zitta. Impazzita, tristezza. Tristezza. Ma no, come. Ma, corri. Vai. No, torna sempre di là. Vado, provo. Furio. Oh, no. Mi sta piccolo. È arrabbiato. Rabbia. Ecco. Grande. Wow. Dai, qualche secondo ce l'ho fatta. Ok, rabbia, dai, sei andata. Rabbia, non ti arrabbiare. Senti, perché apriamo gli altri, sennò cominciamo a giocare con i primi e non faremo mai niente. Allora, la carta d'identità di rabbia, eccola qui, ti dice il film, cioè Inside Out, ha uno spirito bla bla bla, focoso, insomma, è rabbioso. Caratteristica, la forma di un mattone di fuoco. Allora, questo è il suo cartoncino, ma andiamo a vederci gli ecco, altri. Ecco, il conetto. Il conetto, mettiglielo accanto, l'anello glielo incastriamo sopra.
Ah, e per metterlo sull'anello non bisogna mettere la testa in su. No, ma la testa in giù. Sul cono, forse vuoi dire? Sì. Yeah, grande Lara. Ok, apriamone altri. Senza, ora basta. E vediamo che... Vai, io prendo questo. Magari troverò la tua amichetta Gioia. Vediamo, allora vado. Allora, il mio è blu, cos'è il tuo? Cos'è? Gioia! Ho trovato tipo la fortunella che non lo trova lei. Invece io ho trovato e niente. No, Nemo. Scherzo. Nemo, ma... Questi, ma quanto sono carini! Trovo veramente questa è la linea più carina di gli spin più belli di sempre. No, mi piacevano anche tanto i cricchettini, ma questi sono troppo, troppo, troppo Disney. Allora, io adoro Disney, mi piace molto. Sai che Nemo, questi si possono usare anche come fermaporta. Se li metti alla maniglia della porta, puoi appenderli alla porta. No? Guarda che carini così. Tipo il cartello quello non disturbare. Allora, guarda, io ho trovato misto. Ho trovato l'anello verde e il conetto colorato. Aspetta, mi puoi fare cambio con l'arancione? Va bene, quello che vuoi. Perché a me, io sono pazza per l'arancione. Andiamo avanti. Allora, ragazzi, cerchiamo di vedere anche delle cose tecniche, perché noi siamo un attimino... Siamo un attimo impazzite per questi spinni, ma vediamo cose importanti. Tipo questo buchino. Qui c'è un buchino. No. Vediamo. E ce n'è uno anche simmetrico dall'altra parte. Quindi, se non dico che sia semplice, ma magari si può... No, è difficilissimo cercare di capire quale c'è dentro. Sven! Oh, Frozen! Quindi Lara ha trovato la rennina di... Sven, mi piace tantissimo Sven, mi fa tanto ridere. Troppo ridere quando lecca i cristalli di ghiaccio. Sì, perché invece io la linguetta. Oh, anche io Frozen! Io ho trovato Olaf! Lara sta demolendo la camera. Voi volete vedere il room tour della cameretta di Lara? Non sarà possibile perché la cameretta sarà demolita. Ciao! Io sono... Mi date una carota? Eccola! No. Allora, andiamo a vedere che altro vediamo. Dai! Allora, le trottole più pazze del mondo. Vediamo un pochino. Pazzissime! Allora, mentre tu apri, voglio vedere una cosa. Questo è... Due. Paperino! Paperino, bello e carino, quanto è cibissimo, è proprio dolcino, come sono appunto gli Tsum Tsum. Allora, costano 2,99 euro. Devo dire che rispetto a tante cose che si trovano in edicola, è molto molto carino come gioco. Questo è uscito bene dentro Topolino. La sua... E questo è proprio un Mickey Mouse Topolino. È proprio dolcino, dolcino. Allora. Topolino e Paperino. Esatto, hai visto? Ci hai fatto caso che li hanno messi a piani. Ragazzi, li hanno messi a piani. Quindi non so se trovate la... Ah, forse per trovare tipo se ne prendi due trovi dello stesso che film. Che ne so? Perché abbiamo trovato... Una striscia inside out, una striscia è vero, fuori, esatto. Vediamo la quarta striscia. Paverino, vediamo quest'altro. Mi è caduto l'anello. Che hai trovato? Simba, oh. Segnala la bimba. La bimba, vai. Io ho trovato Pluto. Plutino, che carino. Il conetto, eccolo qua. E c'è Ho trovato My Favorite. Allora, è felice che ha trovato Simba. Allora. Adesso ci troveremo. Non lo so. Cars. Questo è Doc. No, sì, è Doc. Non lo so. Non mi ricordo più. Cars l'ho visto... Vuole Lele. Sì, ma l'ho visto un miliardo di volte quando Lele era piccolo, però è passato un po' di tempo, non me lo ricordo. Nemmeno io. Invece io ho trovato, guarda un po' Lele. Chi ho trovato io. Che in versione Tsum Tsum sembra un campanello e invece è Baymax, quindi siamo in tema Big Hero 6. Infatti io non lo capivo. Sì, infatti era però sembra un campanino, un campanellino. Un campanello, din don din don. Io vado con la forbice. Lara strappa tutto. Cos'è? Chi non è? So. Cos'è? Monster University. Mike! Col suo occhio. Invece io ho trovato... E vedi che sono appaiati. Aspetta che ti è caduto l'anellino. Ragazzi, scusate per il livello di questo unboxing, ma ci stiamo divertendo. Si nota?
che ci stiamo divertendo come bambini praticamente. Allora, abbiamo trovato sempre appaiati perché Lara ha trovato Mike e io ho trovato Sullivan. Quindi questo era il piano di Big Hero 6. No, ho sbagliato, ho detto una... quindi questo era il piano di Monster e Company. Allora, vai, vai, andiamo su. Che cosa hai trovato, Ciccina? Sono curiosa, non si vede. Woody. Un serpente nello stivale. Lara ha trovato Woody, quindi siamo a Toy Story. E io invece, chissà se ho trovato anch'io. Avrò trovato anch'io qualcosa di Toy Story, vediamo un po'. Sì, forse avrei trovato la fidanzatina. Io ho trovato invece Verso l'infinito e oltre. Che Stella invece diceva? Verso il cibo e oltre. Buzz Lightyear, eccolo qui. Sempre di Toy Story. Esattamente, qui il suo conetto e il suo anellino. Ce ne mancano pochi, chissà che troveremo adesso. Vediamo. Sono curiosa, che ci manca? Ci manca, vediamo un po'. Chi è Cricchetto? Cricchetto, no. Ci manca, no? Ci manca Jackson Storm, l'hai trovato per caso? Sì, l'ho trovato Jackson Storm. Nel frattempo è arrivato Emanuele. Lele, cioè, aiutaci con quelli di casa. Cosa stai facendo? Stiamo aprendo gli spinni Tsum Tsum. Ah! Lui chi è? Lui chi è? È Doc di Cass. Doc! Allora ce la facevo. Io Cass l'ho visto un sacco di volte, quindi... Sì, Lele ha visto l'1, il 2 e il 3. Tutti. Però... Ho fatto nei pastieri il 2, ero fantastico. Il 2 ti è piaciuto? Con tutti quanti, era quello con tutti, ambientato in tutti quanti i paesi, anche in Italia? Sì. E io l'ho trovato? Erano Tokyo, un posto in Italia, che si chiamava Monte Carlo, però era in Italia. Sì, ma era diverso, era strano. E io ho trovato Topolino. Topolino, c'è la mia infanzia, Topolino. Vedo che... Ho trovato... Vedete un bel po'. Saitama McQueen! Allora... Oh, Saitama McQueen, che bello! Te lo ricordi, non ce l'hai visto, carcere. Sì. Comunque, posso vederli? Certo, adesso li vediamo tutti e possiamo fare anche delle challenge tra noi. È rimasto soltanto uno. A te l'onore. No, posso aprirlo io? Ah, sì, certo che puoi aprirlo tu. Chi è che è rimasto? Ma chi è? Vai, vediamo un po'. Olè! Cricchetto! L'ultimo che mancava era Cricchetto. Allora, abbiamo aperto 20 bustine, la collezione è da 19 pezzi e li abbiamo trovati tutti. Eccoli qua, li vedete tutti quanti, quindi ci sono tutti quanti e c'è un solo doppio che in questo caso era di Topolino. Non so se c'è sempre il doppio di Topolino o se c'è un doppio diverso, però insomma abbiamo visto che nella stessa scatola li trovate tutti quanti. Quindi se prendete più bustine dalla stessa scatola... non avrete il rischio di trovare doppioni, quindi questo lo dico magari ai genitori. Io questa cosa la facevo quando facevamo le collezioni, quando era piccolo Emanuele, eccetera, che a volte ne prendevo tipo tutte insieme, ne prendevo 4, 5, 6, gliele nascondevo e poi quando facevano i bravi, quando si comportavano bene, gli davo la bustina. Che ne so, quando c'era qualche premio da fare, davo una bustina per volta, però almeno ero quasi sempre certa di non trovare doppioni e anche in questo caso c'è la stessa dinamica. Adesso dobbiamo fare una piccola challenge, ma prima cerchiamo di togliere un pochino di macello da questa scrivania. 1, 2, 3 e voilà. Eccoli qua, abbiamo schierati tutti in fila, così guardano anche loro e si divertono insieme a noi. Nel frattempo, prima demoliva la camera la sorella, adesso la sta demolendo il fratello. Sentite delle cose che cadono, è la cameretta che viene fatta a pezzi dai miei bambini. Allora, possiamo inventarci veramente un sacco di challenge, perché lì possiamo far correre come Mattarelli e fare gare di velocità, magari fargli fare dei percorsi, magari fargli fare anche dei percorsi con i conetti, ossia magari devono assolutamente passare attraverso dei conetti senza toccarli. Insomma, possiamo fare tanto e possiamo ovviamente farli trottolare. Il primo livello di trottolamento è quello sul cono, quindi si carica. Vai, carica, carica, carica. Pronto, Paperino, vai! E si può. Paperino che gira. Gira. Per esempio, potremmo vedere quanti ne riusciamo a mettere su
su tanti conetti, oppure quanti ne riusciamo a mettere uno sopra l'altro. Questa sarà difficile. Oddio, no, me, allora no, non ce l'ho fatta. No, ok, è scappato, no. Quello di Big Hero 6 che ha investito, poverino, e ha investito anche Rabbit Tristezza e ha investito l'unicorno. Questa è triste perché è scappata male, è arrabbiato perché i punti addosso. Questa è la recensione più assurda del mondo. Sono arrabbiato di voi, scusa. Ok, allora qui adesso farei quella di vedere quanti ne riusciamo a mettere. Parto io, poi fate voi. Vai tu, vai tu. Allora, vediamo quanti li prendi. Paura, che li prendo a caso e vediamo quanti ne riesco a caricare. Appena mi cadono, interrompiamo il conteggio, ok? Pronti? Start. Perino. Parte l'attacco. Mike. Quattro. E va pure Pluto. Vai Pluto! Topolino! Nemo! Rabbia! No, ho finito! Ok, Paperino è andato! Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ok, mamma ha fatto 8 punti! Io ho fatto 8 punti! Provate voi! Provate voi! Ora tocca a Lara, vai. Ok, vai, sorellina. Iniziamo da Simba, che è my favorite. Ops, è l'indietro. Vabbè, è uguale. Non mi interessa niente. Uno. Vai più veloce che puoi adesso, se no. Due. Oh, oddio. Se cade. Cricchetto, non mi. Oddio. Cricchetto. No! Due! Perché non ero allora, pronta tanto. Un piccolo consiglio ti do. Non li caricare troppo, perché sennò poi vibrano. Gli dai una caricata sola e li metti sopra. Ok. E ovviamente tra uno e l'altro... Posso riprovare perché non ero tanto pronta. Vai, sicura. Riprova. Va bene. Pronta? Rematch. Pronta? Ok. Vai. Inizia. Una caricata sola, vai. Sì, sennò va troppo veloce e ti... E cade. No? Oh, oddio! Non l'avevo messo bene. Tu, 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 tu. Riprova, dai. Ok. Corri, Simba. Perdi tempo. Udi e siamo a due. Nemo. Nuota, Nemo. Zitto e nuota. Nuota. E noi? Ragazzi, si fa? Nuotiamo. La canzone di Dori. Ok. Buzz Ben. No, non è centrato. Messo male. Dai, tre Lara. Dai, tocca tre. Lele. Do. E parte la terza manche di challenge. Ricordatevi che il punteggio da battere è di 8. Vai. Spingi un po' di più. No, è poco. Di più, vai. È di 8. Vediamo un po'. Lara ha fatto 3 e Lele farà. Povero Simba. Simba, lo vedo un po' male, Sì. No, posso rifare, per favore? Vabbè. Certo. Vai, dai, certo. Che devi caricare così. Ero deconcentrato. Devi caricare così. Una bella spinta. Forza, dai. Sì, bella spinta. Dai, io sono forte. Ma ti va bene? Una sola. Ok. Non è caricato. Ah. Ora sì. Ops. Oh, mi sa che vinto. Ho fatto un casino. Vai, Mickey Mouse. Era quello di Big Hero 6. Attenta a non toccare l'altra. Attenta a non toccare Simba. Perché sennò poi Simba cade. Troppo tempo. Non lo trovo. E invece di fare. Lo trovo poi casca. Aia, segna. Dai, prova il quarto. Dai. Niente. No, tre. Simba. And the winner is la vecchia. La mamma. Brava mamma. Ragazzi, noi ci siamo. Vi siete resi conto che ci siamo divertiti non poco. Allora, se avete soltanto uno spinny, potete appunto giocarci sull'anello o sul cono. Se ne avete più di uno, potete fare la challenge come abbiamo fatto noi, o metterli uno sopra l'altro. O fare gare. Come sapete sempre, in tutti i video io non vi dico mai di fare la collezione completa a meno che non lo concedano e ve lo permettano i vostri genitori. Ricordate che il gioco questo della challenge con tanti lo potete fare anche con i vecchi spinny. Quindi se avete i cricetini o se avete le edizioni precedenti potete utilizzarla per fare questo che abbiamo fatto. Comunque adesso. Mi piace molto questa di adesso, molto bella. Questa secondo me è veramente la più carina di sempre. È la migliore. È proprio carina. No, io
ci sono cresciuto con la Disney, quindi ci sono cresciuto io. Esatto, quindi... sì, no. E poi la versione Zoom Zoom è sempre veramente così carina. Ragazzi, speriamo di avervi fatto divertire e di avervi tenuti a giocare un po' insieme a noi. E qui al centro dell'occhio di Mike ci sta il fiorellino di Babù, e qui intorno vedete altri video da vedere dopo. Un bacione, e questi vi ricordo che li trovate in edicola. Ciao! Ciao!